Le pale meccaniche e gli operai in mattinata hanno rimosso i resti di 11 macchine della polizia, 3 autobus e un tram bruciati in una mezza giornata di violenza scoppiata ieri a Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda. Altri operai hanno ripulito le strade e sostituito i vetri spaccati di 13 negozi danneggiati e saccheggiati. La polizia ha riferito che la calma è stata ristabilita alle 21 di ieri dopo ore di preoccupante ferocia contro la polizia e contro la città e dopo 34 arresti. I disordini sono stati innescati da circa 500 individui dell'estrema destra nazionalista irlandese, ha precisato la polizia, in reazione all'accoltellamento avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri davanti ad una scuola di Parnell Square East, durante il quale sono rimaste ferite 5 persone, di cui 3 minori. Grave una bambina di 5 anni. L'aggressore è un uomo sui 50 anni che è stato arrestato sul luogo dell'attacco con l'aiuto di persone presenti sul posto. La polizia non esclude alcun movente ed ha preferito tenere riservata l'identità dell'aggressore, ma si è saputo che ha la cittadinanza irlandese e non è nato in Irlanda. Tanto è bastato per scatenare sentimenti antimigranti dell'estrema destra accompagnati da violenza e distruzione che hanno scioccato Dublino e l'intera Irlanda.